Finalmente, ragazzi, possiamo dirvelo! È arrivato il nostro nuovo libro, il Luna Park Stregato. Sapete che adoriamo Halloween, no? E quindi non potevamo che fare un libro tutto nostro. Il libro più brividoso di sempre. Cosa aspetti? Acquista la tua copia in anteprima nazionale al nostro evento alla Mondadori, che si trova all'interno del centro commerciale. Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti. Mua. Ma l'avete detto ai nostri amici unicornini dove stiamo andando? A Gargala! A fare cosa? Per festeggiare il compleanno di Luna! Vediamo. Cosa vedo lì? No, ragazze, questa stanza è strepitosa. Mamma, meravigliosa, guardate qui. Wow, che meraviglia che sei, Luna! Oh, Luna! Ludo, fa un freddo. Hai messo il giubinetto? Mamma, cos'hai qui dentro? No, vabbè, che sono? Cos'è? Le luci da là. Che belli! Me lo posso mettere? In realtà già l'hai messo il rossetto. Vabbè, vedi di non perdere la scheda, signorina. Perché c'è solo una. Andiamo, papi è arrivato. Andiamo! Ho una fame che tra poco mi mangio. Ma mi chiudi questo. Scusa, tra poco ti mangio. Mi chiudi questo. Ah, sì. Mamma, c'ho un anello rossetto. Che bello. Questo non so dove metterlo, vabbè. Questo è bellissimo, fammelo vedere. Vediamolo. Madonna, che bella pietra. Allora, dimmi anche questo. Mamma, devo continuare. Tra poco ho fatto Ashley, look at me. Che poi vedrete, ragazzi. Lo devo continuare, ma non so dove. Forse lo faccio al ristorante. Perché volevo tenerli io, scusa? Vabbè, li nascondiamo qua, dai. No, no, che fa? Ragazze, vi sbrigate. È Tutankhamon. Questa canzone è molto egiziana, ragazzi. È Tutankhamon, secondo me. Però secondo me. Perché è molto... Ah, ragazzi, e poi il giorno dopo, ovvero domani, a Trimboccar vanno a fare le giostre. Il mammut, ragazzi. Io? Lo sapete che io posso fare il mammut? Io, ragazzi... Posso fare le giostre che fa Aurora. Fuga tra le anide che la barca che fa... E ci schizziamo tutti al mammut. Se ci andate da sole, perché io non ci vengo neanche, guarda. Mamma. Se mi ci portate di peso. Ragazze... Siamo arrivati. Siete pronte per mangiare? Sì, ma cosa mangiamo? Vabbè, ragazzi, qua cosa c'è scritto? Qui ci sarà il menù. Ah, gli antipasti. Dai, su, ma entriamo, non prendiamo il posto. Ragazzi, ma sono uguali, ragazzi. Sì, entriamo, dai. Eccoci qui, questo è il nostro tavolo. Eccoci qua. Ludo, no, ok. Ludo, dove ti metti? Qua. Ok. Vai, Auri. Vai. Ne ho fame, voglio grossini. Dove... Allora, cosa prendete? Allora, io... ne mangio un pezzo. Anche io, dammi, oh. Quello non mi... Avete fame, signorine? Ma giusto leggermente. Ma cosa prendiamo? Dobbiamo leggere il menù. Guardiamo un po' cosa c'è nel menù. Pizza, giusto il padrino. Anche io. Ma quello, dimmelo, puoi passare un attimo il menù? Vediamo cosa c'è scritto sul menù. Auri, che prendi? Allora, gli antipasti, no. L'insalatone, sì. I primi, no. Il secondo. Anche un primo, Ludo. Potresti prendere un bel primo, per festeggiare il tuo compleanno. Tutta bella truccata, glitterata. Ma come siamo glitterosi con questa collanina. Se qualcuno ti dice, ma chi ti ha truccata? Tu rispondi, non tagli la comanda perché... Ma è valiva! Ci vedo da lontano.
mangiato la pizza? Mamma, la bellezza di questa pizza. Cioè, ragazzi, scusatemi. Wagyu e patatine, Wagyu e patatine. Wagyu e le patatine, mamma, questa sera tu. Però la pizza che ha un brutto aspetto è quella di papà, cioè giusto per capire. Fabri, questi funghi non so, ma mi sembrano un po' carbonizzati. Magari mi ha Borgo Trento stasera. Ho messo un peperone. Togli, ok, togli. Ludovica, regalo di compleanno. Regalo di compleanno. Va bene. Mamma, noi andiamo a Papi, no? Papi, regalo di compleanno? Grazie. Oh. La mangio tutta io. Papi, ti piace? Buono. Detto dal napoletano, è un biscotto, quello è buono. Alla salute. Giusto piccante. 3, 2, 1. Buona? Very nice. Ciao. Ludo, ho l'onore di metterti io la corona. Prego. Mamma mia, che bello! Ma wow! Ho sbagliato. Ma perché non ti piaceva come te la vuoi? Ma non devi toglierla, eh. Devo togliere la mollettina. Allora, replay. Replay. Oh. Adesso arriva la torta. Ludo arriverà. Poi ci sarà anche la bevuta. Adesso arriverà anche prezzemolo. E tanti auguri a te, siamo i pirati del mare. E tanti auguri a te. Ludovica, i palloncini. Mamma, sono dei nostri colori. È vero. No, è Ludovica. Ok, poi abbiamo, vabbè, vediamo. Wow. Ludo, sei pronta per la torta? Dobbiamo cantare tutti quanti tanti auguri, lo dico. Qui intanto ci sono tante unicornine che stanno alloggiando qui. Mi dicono, è una bellissima bambina, sì o no? Non fa mai capricci? È tranquilla? È la più simpatica. Mi sa che hai sbagliato persona. Ultima prova, prova a girarti dall'altra parte. Girati là. Ludovica! Ma è lei, signori! Andiamo, perfetto. Andiamo la nostra. Andiamo. Eccola. Buonasera, buonasera. Buonasera. Okay. Allora, Ludovica ha detto, Fabio, ce l'abbiamo. Perfetto. Un mezzo riso. Perfetto. Per Ludovica, hip hip. Urra! Hip hip. Urra! Adesso direi con la sorellina, ovviamente. E sorriso. La canzone la conosciamo, giusto? Due. Uno, jingle bell, jingle bell. No, fermati! Ma non ci teniamo! Quella là era una scena. Ma cosa state combinando? Ci teniamo! Ma che canzone è questa? Tre, due, uno, la disco. No, Ludo! Ma cosa stanno cantando? Di aiuto, pensiamo, era la canzone, ragazzi. È quella lì del compleanno. Ok, ce l'ho, vai. 3, 2, 1. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ludovica, tanti auguri a te. Cosa ti ha regalato? Non è vero! Vi verrà portata una torta servita, tagliata, dovete solo mangiarla, va bene? Ok? Perfetto, giustamente. Però prima, Ludo, ti posso fare esprimere un desiderio? Cioè, tu puoi dirlo alle orecchie di prezzemolo e si avvera. Sei pronta?
Vai. Pensaci bene. Pensaci bene. Esprimi un desiderio, Ludo. Pensaci bene. Mi sa che ti devi un po' abbassare. Nell'orecchio di Prezzemolo. Ce l'hai? Vai, Lulu. Ottimo desiderio, perfetto, grazie ragazzi, ciao. No, 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 sto scherzando. Il desiderio, vai. Esprimi un desiderio. Ma pensare. Ma tipo ritorno così. Ecco che suggerisce. Vogliamo saperlo che ci deve pensare. Cosa gli ha detto? Non si può sapere, scusami, Renato, non si può sapere. Vai, ma non si può sapere. Ma ragazzi, ciao Prezzemolo, ciao. Ma com'è questa torta? L'assaggiamo? Ma si mangia quello? È cioccolato? Sì. Cantiamo di nuovo tanti auguri a te? Uno, due, tre, via! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Ludovica! Tanti auguri a te! Bravo amore! Hai espresso un desiderio? Ludo, invece di mangiare, dimmi un po', espresso un bel desiderio? Mi sa che non ho espresso niente. Che desiderio ho espresso? Non si può dire. Hai compiuto 7 anni, amore. Hai espresso un bel desiderio? Ludovica, ma cosa combini? Hai espresso un bel desiderio, Lulu? Sì o no? Ludo, ma... No, quello non... Si mangia, cos'è? Cioccolato? Ma li stai mangiando? Ragazzi, si sta mangiando il buon compleanno. Si sta mangiando? Ma la torta sarebbe di tutti. Ragazzi, salutiamo Prezzemolo. Ciao Prezzemolo, ciao. Ludo, hai visto Prezzemolo? Che pancione ha Prezzemolo? Quante torte si mangia Prezzemolo? Lascia un po' di torta anche per noi, Mattacchiona. È buona. Ecco, tutto che si sta mangiando tutta la torta. Ludo, com'è questa torta? Buona? Sì? Però... devo anch'io mangiare perché sennò qua... Due per me! Com'è questa torta, ragazze? No, mi sa che a me non piace tanto, eh. Perché? E con le fragole. Ecco, ci pensa Ludo. La stai mangiando tutta tu, Ludo! No, vabbè. Non capisco che è il tuo compleanno, però... Amore, ma quanta torta ti stai mangiando, Ludo? Con le fragole. Questa è la torta preferita di Ludo, ma con le fragole. Io non dormo vicino a te, te lo dico. Ma hai visto cosa c'è scritto qui? Buon compleanno, Ludovica, 7 anni. Con calma, con calma. Non mi piace. Stanno facendo la baby dance di là, Ludo, la vuoi fare? La vuoi fare, no? Mamma! Ludo! Guarda che ti viene mal di pancia, Ludo! Ma cosa ti stai combinando? Hai visto il cucchiaio, poi non so tu, ma... No, non la vedo bene. Il borsettino di Ludo, fallo vedere. No, vabbè. Le zanne tue stanno qua sopra. Ludo! Stiamo superando i limiti, Ludovica. Ludo! Ludo, ma cosa stai buttando? Cioè, tutto nel vestito te lo stai buttando. Cioè, no! Pippino! Papà, la cosa sta sfuggendo di mano.
Allora Ludo, andiamo nel negozio di Prezzemolo per vedere se c'è qualcosa di bello. Sì, perché ragazzi mi ha dato il gioco uguale alla cassaforte. Sì, il regalino che ci ha fatto Prezzemolo in realtà già l'abbiamo trovato nella cassaforte. Quindi un birbantone. Per Lulu ci vuole un regalino nuovo. Esatto. Allora dai, andiamo. Eccolo qui il negozio di Prezzemolo. Qui troviamo anche la foto che ci siamo fatti prima con la torta, Sono uguali, mamma. Questo? Ludo, che regalino vuoi qui? Allora, questo che me l'attacca al portachiave, al telefono. Al telefono, sì, sì. Ma guarda che qui si mettono le chiavi. Ludo, si mette il telefono. Non si può attaccare al telefono. Quale si può attaccare? Qui mi sa che non c'è. Guarda qui che bel diario, Ludo. Lo vuoi? Sì, Leo, vai, ragazzi, sapete? Questa ragazza vicino a Prezzemolo chi è? Aurora, si chiama Aurora? Sì, si chiama Aurora. Vediamo come si guardano. Vediamo. Fammelo vedere un attimo. Wow! Ho bisogno anche della penna di Prezzemolo. Anche? Ma Prezzemolo! Ah, qua, sì, qua. Vediamo qui cosa c'è. Si vede. C'è la penna. Però vediamo. Questa. Che carina. La gomma. La gomma. Madonna, che gomma gigante. Anche questa, guarda questa che bella penna. Bella. Questa è bella, Vediamo questa. Guarda questa che bella. Sì, questa sono la più bella. Molto particolare. Giusto questa. Vediamo. Ok. Ah, ma c'ha la sfera questa, vediamola. Sì, c'è la sfera. Guarda, ci sono anche quelli con la sfera. Che cos'è? Mi ha portato in testa. C'è anche questa. Vediamo. Quale hai preso, Ludo? Che bella. Adesso andiamo a prendere Bassa. No, adesso Bassa, è una cosa sola, puoi scegliere. Cosa, non me ho tanto. Che belli questi pupazzini! Ciao, Madonna mia, ho un raffreddore pazzesco! Ma come? No, quello piccolo è più bello! Quale vuoi? No, ma puoi scegliere solo un giochino, ti avviso! No! Mamma, ci sono le braccia di molti colori! Che belle! Questo che cosa fa? È un ventilatore! Ventilatore acqua. Sì. Vediamo questo cappellino come ti sta. Oh. Che carino. Sì, ma dove sei? Allora, mamma, io devo cercare qualcosa che si può appendere. Ma sai questo cos'è? Sì, abbracciale, si mi sa. Vediamo come si mette. Guarda. Ragazzi, guardate queste righelli. Guarda, arrivano fino a tipo a 30. Questo si mette così. Secondo, Come si mette? Papi. Aspetta. Guarda. Allora. Così. Poi fai così. Poi fai così. Sì. Ok. E poi? Sembra che sta volando. E poi fai così. Ragazzi, arrivano. Che carino. Ma è bellissimo. Con questo puoi fare così. Bene. No, Ludo, questi qui sono per le chiavi. No, allora per il telefono? Non lo so, cosa c'è per il telefono? Niente. Guarda questo carrettino con i pupazzi. Ecco, allora io mi prendo tutto quanto il carrettino, no, giusto? Grazie a questa Aurora. Auri, che ne dici di vedere le foto che ci hanno fatto prima con Prezzemolo? Sì, mamma. Vediamo come siamo venute. Adesso ci vedremo qui dentro. Speriamo che siamo venute bene però, È giusto. Ludo, secondo te siamo venute bene? Sì. Io ho dei dubbi. Ecco qui la foto. Che bella che sei, Ludo. No, Ludo. Ma quanto sei bella. No, ragazzi, non posso vedermi. Che bella. No, mamma, ma dai, ma come si può, mamma? Mamma, no. Oh, no, mamma, dai, mamma, no, cos'è questo? Vabbè. Ma che hai fatto, papi? No. Dove sei messo tu? Mamma, ma tu devi vedere a me nella foto di prima. Con la pancetta. Oh, amore. Ma Prezzemolo. Ma sei bellissima. Ma bella che sei, no?
No, vabbè. Quale scegliamo? Ne possiamo scegliere due, vero? Parliamone, Ludovica è quella bella, perché io sembra che sto facendo la cacca. Mamma con questi capelli all'insù, perché è papà papà con la panzetta. Di panzettina, papà. Vabbè, dai. Ludovica è sempre bella, pensiamolo pure, io sembra io sto facendo la cacca. Vabbè, dai, abbiamo scelto questa e quella lì dove, sì, dove c'è solo Ludo, sì, con prezzemolo. Ma parliamone, tu vedi questa foto e dici, oddio, Ori, ma sembra che stia facendo la cacca. Lo so, grazie. Tu perché non ti metti in una posizione io sono altro, basta un pochettino per raggiungere Ludovica, hai capito? Ma poi tu con questi capelli. Vabbè, ma bene. Dai, tanto l'importante è che siamo tutti insieme. Sì, mamma. Ludovica invece è un incanto. Sì, la mamma, potevamo scegliere una. Guarda che carina, Ludo. Cioè, ragazzi, Ludovica viene sempre bene nelle foto, oppure se la prendi in un momento brutto. Guarda qui, già sono stampate. Ciao, ragazzi. Che belle, questa è bellissima, Ludo. La attacchiamo in cameretta. Mamma. Bellissime. Belle. Vai, vai. Te le metto in un sacchettino? Sì, grazie. Sì. Guarda, mamma. Vediamo, Ludo. Madonna, sei un incanto, amore. Questa dove l'attacchiamo? In cameretta? È questa. Ludo, che bacio se stessa, non ce la faccio. Ludo! Apprezziamolo, sta dando il bacino. Ludo, dove l'attacchiamo questa foto? No, papi, aspetta. Nel mio medio, questo prendo o questo? No, no, no. Puoi prendere solo una cosa, allora, dai. Allora, ho scelto il diarietto. Cosa hai scelto? Il diarietto, la penna e questo che si attacca. No, guarda, inizia a posare un po' tutto e prendi solo il diario e una penna. Sì, dai. Brava. Bravissima. Così almeno attacco. Questo mi ricordo di prezzemolo. No, no, ti ricordi anche col diario. Il diario, la penna della porta a scuola. Queste sono le cosine che ha scelto Ludo come regalino. Così almeno non devo cambiare ogni volta il colore della penna. Ottima scelta, Ludo. Ori, voglio capire una cosa, ma cosa stai facendo tutta piegata? Ma la mia bocca, ma io potevo. Perché sei tutta piegata? Stai facendo il sorriso, mamma, guarda. Vediamo. Ciao. Che bello. Ciao. Vediamo quanto è carino, tutto peloso. E guardate, così, qua no, scriverò, vabbè, il mio bellissimo nome. Guardate, si colora anche. Che bello. Si fa un sacco di disegni. No, vabbè, Ludo è super. Super, super, super. Ricorderò. Adesso possiamo andare, che dici? Questo? Ritiriamoci. Perché domani dobbiamo andare sulle giostre. Che bello. Ragazzi, adesso imitiamo tutti i personaggi. Allora, vediamo, fate le stesse pose.
ragazze, guardate che bello! Ragazzi, comunque la foto più bella è sempre resta questa. Guarda che bella, mamma. Hai visto che belle foto che abbiamo fatto, Auri? Dai, andiamo. Amore. Questo è un altro albergo. Avete visto che meraviglia? Vediamo la foto. Che bella questa fontana, Ludo. È più fredda di un ghiaccio. È fredda? Molto. È fredda, amore. Se la tocchi non riesci neanche a tenere. Ah. Addirittura. Ma sei felice, Ludo, che abbiamo festeggiato il tuo compleanno qui a Gardaland? Però la parte più bella sono le zostre. E domani, ragazzi, devo fare il fuga per l'andire. Poi il mammut. Beh, fa così, un po' di zino. E poi posso fare anche lo sciamano. Andiamo in camera, va? Ma che fredda! Guarda che bello l'albergo di notte. No, no, non fare scherzetti. Dov'è Auri? Andiamo, dai. Allora sta facendo Auri. Le foto a questa bella fontana. Andiamo. Ma io ho dimenticato il telefono in macchina. Ludo. No, che ricordo. Ma che carine queste giostrine. Ma questo giostro che ricordo. Di qua è tantissimo tempo allora, fa. Allora, andiamo lì che si va in due. Ludovica, no, senti, quello lì è spento, è tardi. Dai, no, Aurora, andiamo. No, quello, questo. Ludovica, senti. Io ho freddo, ho il vestitino e non si può... Vieni, dai! Ludo! Ma dove siamo? Da Tutankhamon! No, questo è... Ma questo è un altro albergo, non è il nostro! No, ragazzi, tranquilli, questo è per prendere la scorciatoia! Ah! Allora, tagli! Mo? Questa. Qual è la nostra camera, ragazze? No, questa è 700. No, non è camera. Sì, 700, 7000. Vabbè. Ludo, hai trovato la camera? È questa. Questa? Sì. Ok. Vai, apri. Ma perché non si apre mai la nostra porta? Forse perché non è la nostra. Sì, è nostra. Il numero è esatto. Sì. Prova a schiacciare. No, non è messo. Oh, ok. Che bella questa camera, ragazze. Wow, ragazzi, entrare e guardare l'unicorno è una cosa. Sentite, io lo voglio mettere nella nostra camera a casa, a Verona. Wow, che ne dite? Al posto di queste stelline. Ma anche queste lampade sono meravigliose. Davvero. Chissà, invece di entrare che poteva mettere. Dai, no, io sono la regina Elisabetta. No, comunque Lu, siamo stanchissime, è stato molto dobbiamo bello. Dobbiamo ordinare. Ma domani ci aspetta una giornata alquanto impegnativa. Dobbiamo andare a fare allora, colazione, smerci presto sulle giostre. Domani dobbiamo andare sullo sciamano. E poi quando torniamo a casa devo fare i compiti. Ragazze, siamo stanchissime. La festa però è stata proprio bella, mamma, vero? Mamma, mettiamo a non disturbare, per favore. Com'è stata questa festa, Ludo? Stupendo. Eh sì, c'erano un sacco di unicornini. Ho messo non disturbare. Allora ragazzi, io vi spiego perché sto guardando questi cartoni. Non c'è YouTube e non posso scegliere i cartoni. No. Fanno i cartoni dei maschi, aiutatemi. Ma tanto devi dormire, non è che puoi guardare la TV. Hai visto mamma che sta rovinata di raffreddore? Ragazzi, sentite la mia voce com'è? Mamma, io ho dormito nella parte più bella, invece guarda quella che c'è. Vediamo. Questa è la tua parte. E guarda quella. Aurora con le spade deve dormire. Ragazzi, immaginate. Aurora. Questo è il letto di Auri. Cioè, poi, proprio con queste spade deve ragazzi, dormire. Ragazzi, poi può sbattere la testa. E poi dice... Invece guarda che bel sfondo di... Tu hai un bello sfondo, devo dire, eh? Però mi manca Leo. Ti manca Leuccio? Dai che Leo poi domani lo vediamo. Domani sera ce lo andiamo a prendere, eh? È finito. No. Adesso devi dormire, Ludo. No, perché ho già guardato due cartoni. Ludo, adesso dormi perché domani dobbiamo andare al parco, eh? Mamma, guarda qui, non
sulle giostrine. Ah, qui hai fatto il tuo angolo di prezzemolo. Guardate, mi sono nella posizione di Leo. Sì. Guarda, eh sì, Leo scritto. Si mette sempre di così. Guardate cosa ho scritto. Questo è primo. E ci ho scritto Ludovica e Sofia e Leo. Amore. Poi questo, allora, ho scritto. Bene, oggi sto andando. Gardaland perché devo festeggiare il compleanno. Ciao! Ma cosa hai scritto, Ludo? Scritto dai, appena Aurora esce dalla doccia, e ragazzi, andate a dormire, Ludo. Ma sei ancora sveglia, Ludo? Dai. Ma i grattini che scusi. Ma che grattini che devi dormire? Domani dobbiamo andare sulle giostre. Ma Aurora che sta facendo da 8 ore sotto la doccia? Si sta lavando i capelli e io mi sono già lavata a Verona la mattina perché ieri non mi sono potuta lavare i capelli, sennò oggi mi svegliamo tardi, Ragazzi, lo sai la parte più impressionante di questa stanza? È che io mi devo svegliare con quell'occhio avanti. E Aurora no. Quello? È vero, eh? E Aurora no. E anche la cosa più terrificante. Terrificante? È quella bada. Eh sì, è quello. Due. Comunque io vado a dormire, addio. Buonanotte. Auri, sei venuta finalmente a letto, eh? Eh sì, mamma. Dai, su che dovete dormire. Un po', ma sei un po' raffreddata, vedo, eh? Eh sì, parecchio, direi. Questa stanza di ghiaccio è tutto di nero. Brava, infatti. Sì, ma... Le hai viste queste spade che dormono proprio su di te? E davanti a me c'è un bellissimo specchio che quando mi alzo io mi spavento a vedere... Cioè, ragazzi, quando mi sveglio la mattina sembra uno spaventapasseri. E non trovo anche lo specchio davanti a me. Ludo, ma tu fai finta di dormire, Ludo! Ludo, non fare la furbacchiona, eh. Ti ho detto che devi dormire. Mi fa ridere quando ride. Ludo! Non riesco neanche a fare finta. Tu mi hai messo nel lato con le spade. Come devo dormire? Dai, su, dormite. Ragazze, guardate che io vi tengo d'occhio se non dormite, Poi con questo bel unicorno qui su di voi. Ma però ci manca lei un po', Lulu. Guarda che non possiamo parlare così, Cosa? Che hai detto? Furbacchiella. Dormi, altrimenti domani non riusciamo a fare colazione. Attappatemi le orecchie. Sento niente. Quando i genitori dormono, noi parliamo. Che cosa? Ragazze, andate subito a dormire. Ari, mi sembra che sei in un letto d'ospedale. Ma dove te la metto, mamma? Non lo so, ti puoi coprire anche la testa. Ragazzi, mi ricorda Ciccio Bello, perché Ludovica metteva Ciccio Bello così, proprio tutto. Ma solo la testa si vede. Guarda che lo puoi uscire un po' il collo da fuori. No, mamma, senti, lasciami stare qua freddo. Guarda Ludovica. Tu mi sembri Suor Maria. Papà già sta nel terzo sonno. Sì, dai. Sì, mamma, vai a dormire. Ehi, dai, dormite. Basta, ragazze. Ehi. Basta, dormite. Che cosa? C'è pure il maiale, fa. Dormite, hai capito? Dormi.
uscire il naso. È giù. Mi raccomando, mi eh? Ci hai fatto morire. Altrimenti domani non vi porto al parco di Gardaland. Ehi, no, E non andiamo sulle giostre. Vai, vai. Ci siamo intesi? Vai, vai. Sì. Vai, vai. 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 Mi raccomando. Sì. Buonanotte, piccoline mie. Buonanotte. Buonanotte. Vai, vai. Oh, ma vai.